L'8 ottobre, come già lei ha anticipato, è stata convocata in presidenza e mi è stato comunicato che la quarantena mi era stata disposta dall'ASL, non è che la dirigente mi ha messo in quarantena, perché qualche giorno prima avevo avuto contatto primario con un alunno positivo. Quindi la dirigente non ha fatto altro che attuare il protocollo. In ogni caso, io me ne torno a casa e nel primo pomeriggio l'ASL di Matteo Bologna, veramente efficientissima, mi ha chiamato per fare il tampone. Mi reco a fare il tampone, tutto a posto, l'ho trovato anche i ragazzi della classe interessati, i colleghi che come me erano stati posti in quarantena. Ma da quel giorno io non ho avuto più notizie, né se ero positiva né se ero negativa. Ho fatto centinaia di telefonate, email che il cui indirizzo mi è stato dato dalle persone che contattavo telefonicamente, ma nessuna risposta. Solleciti e controsolleciti, dicendo proprio che se io non ho risposta e non faccio il secondo tampone, il mio medico di base non mi può fare il certificato per rientrare al lavoro. Ieri mattina, secondo me era la decentesima telefonata che facevo, mi è stato fatto quasi un piacere personale, io lo devo ringraziare il signore che mi ha detto solo, io le posso dire che il suo tampone è negativo. Allora adesso che succede, dottoressa? Io giovedì mattina finiscono i miei 14 giorni di quarantena di malattia e devo prendere servizio. Il medico giustamente non può farmi il certificato di rientro. Uno, perché io non ho il risultato cartaceo, non ho un risultato del primo tampone. Due, la prassi, almeno come mi dice il mio medico, cioè io dovrei fare un secondo tampone. Adesso io potrei starmene a casa tranquillamente e dire quando l'ASL mi chiama per darmi il risultato del primo tampone, per farmi il secondo tampone, io rientro in quel momento al lavoro. Quindi la cosa potrebbe protrarsi anche verso il mese di dicembre. A questo punto posso pensare qualsiasi cosa. Quindi io che cosa ho fatto? Da persona diligente, da persona rigorosa, e per non creare danno erariale, perché dottoressa, quando succede una cosa del genere, va in quarantena un intero consiglio di classe. Quel consiglio di classe non insegna solo in quella classe, ma ci sono tante altre classi coinvolte. Io oggi pomeriggio andrò a fare privatamente il tampone per avere questo benedetto certificato e sperando che esca tutto bene, perché fino adesso che il risultato è negativo, l'ho sentito solo telefonicamente, ma per iscritto non ho nulla, quindi giovedì rientrerei al lavoro. Il suo Ecco, medico le ha questo. detto, professoressa, le ha detto che con questo secondo tampone fatto privatamente, diciamo, lei potrà poi, in caso di tampone negativo, ricevere la certificazione per ritornare al lavoro. Allora, il mio medico ha detto di sì.